festeggia 10 anni in Italia e 10 anni a carte. Tracciamo un bilancio. Prima di tutto devo dire che sono particolarmente felice di questo, perché 10 anni sono stati impegnativi e diciamo che li ho vissuti intensamente sin dall'inizio, essendo stato anche il fondatore di IGN d'Italia. 10 anni in cui abbiamo raccolto molto consensi. Ad oggi in Italia siamo nel mondo bancario al 30-35% di share e siamo riusciti, diciamo, non solo a farci conoscere con i nostri prodotti, i nostri servizi, ma anche e soprattutto con la qualità e con la capacità di seguire nel modo migliore i nostri clienti. Sono stati anni recentemente anche molto intensi, tra cui proprio quest'anno, oltre i 10 anni, abbiamo anche aperto un nostro centro di personalizzazione con un investimento. Sono riuscito a farmi dare i soldi dalla casa madre tedesca, che credetemi non è una cosa semplice in questo momento, perché abbiamo capito la necessità di stare sul territorio con i nostri servizi. E quindi abbiamo aperto in meno di 5 mesi questo centro di produzione, di personalizzazione delle carte, che è operativo già dal primo di maggio. E quindi questi due eventi e ovviamente i 10 anni di ABI, del convegno ABI, sono un po' il riassunto di tanto lavoro e tanto impegno, ma che porta poi alla fine sempre degli ottimi risultati. Quali saranno invece gli obiettivi da adesso in poi? Questa è una bella domanda, una bella sfida, ed è soprattutto ulteriore impegno, ulteriore dedizione e soprattutto ulteriore partecipazione verso i nostri clienti. GND ha investito anche su innovazione, ha investito molto in soluzioni. Noi siamo presenti su molti tavoli di lavoro, dall'NCH al subscription management della telefonia, in molti servizi innovativi, perché crediamo che abbinare la qualità dei prodotti e a degli ottimi servizi sia la carta vincente. Aggiungo, cosa che abbiamo presentato anche proprio a questo convegno ABI, in quasi in modo esclusivo, siamo stati i primi a livello mondiale a lanciare questi servizi, è tutta la gestione delle frodi e del risk management. Perché questo? Perché questo ovviamente ci posiziona come società che ha fatto del DNA la sicurezza, non soltanto la sicurezza sulle carte, non soltanto la sicurezza sulle banconote o sulle SIM, ma anche sulle transazioni e soprattutto i fenomeni. Fenomeno che purtroppo è abbastanza consistente sul frodo dell'identità. Quindi abbiamo creato una partnership in modo esclusivo molto forte con una società che si chiama Iris, proprio per dare ai nostri clienti questo servizio di prevenzione frodi e rischio. E devo dire che cominciamo ad avere grossi consensi da questo punto di vista.